Allora, loro sono Nevada, la più scura, e Alaska, la più chiara. Sono due pastori dell'Asia centrale, hanno appena un anno di età. Iniziamo a raccontare la loro storia. Intanto sono state sequestrate in autostrada. Quando è successo? È successo circa un anno fa, a maggio dello scorso anno. Un camion trasportava loro insieme ad altri cuccioli di altre razze, bulldog francesi, volpini, carlini. Chiaramente i cuccioli di taglia piccola hanno trovato immediatamente casa, siamo stati sommersi di richieste, per loro purtroppo nulla, e quindi a distanza di un anno sono ancora qua con noi. Poi avete portato una di loro a fare una visita e che cosa è stato scoperto? Ci siamo accorti che stava perdendo tono muscolare al posteriore, iniziava a zoppicare e purtroppo la diagnosi è stata una doccia fredda, quindi per Nevada, e poi è stata confermata la stessa cosa per Alaska, trattandosi di una patologia congenita, la diagnosi è stata di displasia bilaterale delle anche, una patologia scheletrica che è gravemente invalidante per il cane e comporta un deterioramento progressivo, un'anomalia dell'articolazione, per cui il destino purtroppo è che con il progredire del tempo il cane perderà l'uso di una zampa, poi dell'altra, fino a arrivare al decubito totale. Chiaramente, trattandosi di cani estremamente giovani, ma soprattutto di una mole molto importante, è impensabile una gestione di un animale paralizzato di 60 kg. E da qui è nata l'idea di lanciare una raccolta fondi. Sì, certo, purtroppo l'intervento di protesi dell'anca è un intervento estremamente costoso, specialistico, quindi solo alcuni professionisti in Italia lo fanno, e purtroppo è un intervento che economicamente non è accessibile per quelle che sono le nostre finanze. Noi siamo un'associazione di volontariato e quindi il costo per noi è davvero esorbitante. Si parla di circa 4.000 euro ad anca, per un totale di 4 anche abbiamo avuto la fortuna, dopo la diagnosi di Nevada, di bissare con Alaska, e parliamo di una cifra che per noi è assolutamente improponibile. Abbiamo lanciato questa raccolta tramite la pagina Facebook, i primi risultati sono arrivati, diciamo che un'anca l'abbiamo portata a casa, però siamo chiaramente ancora lontanissimi dalla meta, dal traguardo. Com'è possibile informarsi e fare una donazione? Allora, abbiamo sulla nostra pagina Facebook, Associazione Melampo Onlus Fano, creato un evento in cui è raccontata la storia di Alaska e Nevada e in cui sono riportate le nostre coordinate bancarie per poter fare una donazione. Abbiamo immaginato, per rendere anche graficamente più visibile e più immediatamente tangibile la cosa, abbiamo rappresentato 400 anche e ogni anca ha il valore simbolico di 10 euro. Man mano che arrivano le donazioni coloriamo queste anche in modo da rendere, insomma, visibile i progressi nella raccolta fondi. Nell'evento Facebook è indicato un IBAN, quindi si può fare riferimento a questo. Chi non avesse Facebook può fare riferimento al numero telefonico dell'associazione 346-0106-264 e ci premureremo di inviare tutte le coordinate e tutti gli estremi per poterli aiutare.